Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi come vedete siamo su Cuphead, finalmente uscito dopo 2 anni dalla sua comparsa, finalmente uscito e giochiamo, press qualunque bottone, ok, wow, figo, comunque come potete vedere questo è un gioco con una grafica particolare, la grafica è appunto cartoni, primi cartoni, tipo primi Topolino, cose del genere. Vediamo un attimo, è la prima volta che controllo, quindi voglio vedere se per caso c'è la... No, c'è solo mi sa la lingua inglese, vero? Sì, vabbè, iniziamo allora. Primo salvataggio, 1930. Cuphead, non fare il patto con il diavolo. Questo è contro Isaac. Un tempo, in un magico posto chiamato c'erano 2 fratelli chiamati Cuphead e Magman. Loro vivevano senza alcun problema sotto la sorveglianza del saggio Elder Kettle. Non so cosa sia, credo Kettle, se non sbaglio, Teiera, quindi vecchia Teiera. Cuphead vuol dire testa di tazza e Magman è un altro tipo di tazza, quindi vabbè. Come sentite, a proposito, prima di continuare, sono raffreddato, quindi andrà avanti così per un po'. Vabbè. Un giorno i 2 ragazzi si avventurarono lontani da casa e senza ascoltare quello che la vecchia teiera, che il saggio teiera gli aveva detto, sono entrati dentro il casinò del diavolo. Oh mio Dio, che faccia è quella lì sopra, è bellissima. Dentro Cuphead e Magman si sono trovati nel vincere un sacco di volte. Oh che figo, disse il re Dado. Disse il re Dado, il manager del casinò. Questi ragazzi non possono perdere. Molto bravi ragazzi, rise un nuovo arrivato. I fratelli sospirarono. Era il proprietario del casinò, il diavolo. Now, how about it? Che ne dite ora di aumentare la scommessa? Vincete un'altra volta e vi darò il casinò. Però se perderete, prenderò le vostre anime. D'accordo? Cuphead, accecato dalle ricchezze che poteva ottenere, ha accettato e ha preso i dadi per lanciarli. Oh mio Dio! Good gosh! Oh mio Dio! Cuphead, no! Pianse Magman. Perché capì qual era il problema, però era troppo tardi. Occhi di serpente, rise il diavolo mentre sbatteva sul tavolo, cioè sul pavimento. Voi avete perso. I fratelli tremarono di paura. Ora datemi le vostre anime. I fratelli hanno pregato a lui di non dargli le anime. Ci sarà un altro motivo. Scusate ragazzi, sono un po' così oggi. Ci sarà un altro modo per ripagarti, Magman urlò. Sì, per favore signore, Cuphead chiese. Prego anzi. Magari c'è, disse il diavolo, prendendo un patto. Ho una lista di cose di debitori. Collezionate le loro anime per me e io vi potrò perdonare. E ora andate. Il diavolo ruggì, calciando i 2 ragazzi nel modo più maleducato. Voi avete fino a mezzanotte, alla mezzanotte di domani, per collezionare ogni anima. Altrimenti io prenderò la vostra. Cuphead e Magman sono terribilmente spaventati e sono corsi via il più veloce possibile. Andiamo Mag, disse Cuphead. Noi dobbiamo trovare
dobbiamo trovare Elder, sì, Elder Kettle, ovvero Tegliera, vecchia Tegliera. Lui saprà che cosa dovremmo fare. Scusate se, come dire, non sono bravissimo a tradurre immediatamente in inglese, però spero di essere riuscito a tradurlo il meglio possibile. What a fine pickle you boys have gotten yourselves into. Ah, in che guaio vi siete cacciati voi? I know you don't want to be pawns of the devil. Lo so che voi non volete essere delle pedine del per il diavolo. Ma se voi rifiutate, non posso neanche immaginare il vostro fato. Voi dovete proseguire per il momento collezionando quei contratti. Tu dovresti essere pronto per un po' di business, ovvero un po' di affari loschi. I vostri debitori, gli amici debitori, non saranno molto amichevoli nei vostri confronti. Infatti I expect the ultras from you into. Ok. Infatti immagino che si trasformeranno in terribili bestie. Prendi questa pozione, così non hang you out to dry, così non rimarrai a secco. bellissimo il disegno comunque. Ti darà delle abilità magiche molto forti. No, ora vai nel mio tavolo da scrittura per prendere anche l'inchiostro magico. Tu devi prepararti per questa avventura. Ok, quindi sì, ci sta. No, non voglio. Ok, non sembra molto difficile. Con questo si salta. Posso fare solo un salto. Vai col tutorial. Sono curioso. Duck. Ok. Salto. Ah, Y dash. Ok. Ti abbassi. Sparo, sì. Ah, e posso tenere premuto per sparo continuo. Lock con RB. Ok. Ah, così posso. Posso rimanere fermo, ok. Ok. Allora fai così. Ok. Allora, cos'è? Perislap. Ok, devo saltare quando. Ah, ok. Figo. Aspetta un attimo. Ma è bello. Ok. Devo fare il perry qui per salvarlo. Ok. Però questo funziona solo in multigiocatore. X move. Oh, figo. Ok. E moneta per collezionare e ottenere cose nello shop. Ok. Scusate ragazzi, mi devo soffiare un attimo il naso, altrimenti esplodo. Spero che non succeda niente in questi secondi. Un attimo solo. Magari qualcosa succede. No, ok, allora un attimo solo ragazzi. Ok. Scusate se se mi sono soffiato il naso, però dovevo farlo. Ok, quindi abbiamo fatto il tutorial. Ora credo che dobbiamo parlare con lui. Ah no, dove devo andare allora? No, non devo parlare con te. Non devo andare di qui. Ho fatto il tutorial, forse devo andare a destra. Ah, exit, ok. Mamma mia, sta tosse. Comunque per il momento è tutto a posto. Ok, oh mio Dio. Ok. Dove devo andare? Ah, ok, posso tranquillamente andare in giro come voglio. Bellissimo. Chi è questo qui? È una mela? Ehi, amico. Non so perché è in plurale, dato che sono da solo per i dettagli. Sembra che. Looks like you are in for it now. Ah, che siete dentro ora, io. I used to be the same way, always getting. Ah, anch'io ero come voi, sempre in pericolo. Correndo, saltando, sparando.
Ma io preferisco. Ah, io preferisco rimanere tranquillo e guardare delle immagini. Ma lasciatemi che vi dia una mano. Prendete questo. Oh, 3 monete, grazie. Allora. Oh mio Dio, quella faccia lì. E qua. Cos'è? Ok. Quindi posso andare qui. Qua c'è uno shop. Pork Rinds Emporium. Entriamo. Welcome. Ok, sei strano. La musica è bellissima. Comunque questi credo li prenderò poi dopo. Non ho voglia di spendere adesso soldi e di leggermi poi le abilità. Voglio un attimo entrare in azione. Magari qui. Forest Foggies. Run and gun. Ok. Run and gun. Ok. Per il momento sembra abbastanza facile. Ok, con questo rimango bloccato. Questi si riescono anche a shottare, quindi non è un problema. Ok, come non detto, ho già subito un danno. Ok, 2 colpi per quel fiore. Qua c'è un fungo. 2 colpi, ok. È simpatico il suono, ma in generale questo gioco sembra molto simpatico. Aia, ok, probabilmente morirò immediatamente. Ah, a quanto pare quello non può morire. No, viene resuscitato, ok. Come vedete questo gioco è molto simile ad esempio a un... come si chiama? A un... non Metal Gear Solid, mio Dio, l'altro. Quello che non è Metal Gear Solid. Ah, sono morto. Oh mio Dio, non mi viene in mente il nome. Tanto ritrai. Come si chiama, mio Dio? Metal Slug, ecco. Era Metal Slug? Se non sbaglio era quello il nome. Ok. Fatto fuori. Evitiamo stavolta di subire altri danni. Ok, questo qui. Ah. Ok. Aia. Ok, fatto fuori. E non è... sembra facile, ma alla fine non lo è per niente. Ok. Oh mio Dio, c'è una castagna. Ok, almeno l'ho raccolto. Però forse non è stata una saggia idea, dato che ora sono con pochissima... cioè con pochissima, con 1 di salute. Ok. Ok. Oh mio Dio, non l'avevo visto. Ah. Ok, giocare da soli è proprio... è difficile. Vabbè, riproviamo. Comunque, ditemi se volete una serie su... ahia, una serie su questo gioco. Perché se è così, la porterò più che volentieri. Ok. Intanto la sto facendo un po' speedrunnosa. Forse non è una saggia idea, però... aia. Ok, ok, ok. Perché ho saltato. Mio Dio. Ok, questo gioco è in effetti difficile. Molti mi avevano detto che questo gioco sarebbe stato difficile. E dato che io non ho mai giocato, quasi mai giocato un gioco di questo tipo, può essere forse che sia stata un'idea un po' azzardata. Però neanche più di tanto, se devo essere sincero. Perché secondo me è solo una questione di allenamento. Ok. Avanti. Ok. Bello che posso sparare in continuazione. Perché continuo a saltare con quello? E sono morto. Ok. Sto andando molto male, lo so. Ok. Oh, cosa? Non l'ha colpito?
Ah, ho sbagliato tasto. E vabbè. Ok, aia. Oh. Ok, stai attento adesso. Ok. Ottimo. Che non saltare contro di lui. Quella è proprio la cosa più stupida che potresti mai fare. Ok, dai. Oh mio Dio, cos'è questo? Un crea castagne. Ok. Non era così difficile. Oi. Molto bene. Ok. Ho paura di morire in questo momento, però non ce la fa. Ce l'ho fatta. Bravo, mi ha detto anche. Ok. non sarà andato benissimo. Non ho capito bene questa cosa dei Perry. Ci meno. A brand new record. Evviva. Voglio solo un attimo controllare questa cosa dei... Ok, oh figo. Voglio un attimo controllare... Si può correre? No. Ok. Questa cosa del Perry. Immagino che il Perry... sia cioè che il Perry serva per appunto fare da Perry agli attacchi nemici, solo che non ho capito bene quando usarli, quindi ritorno un attimo qui a fare il tutorial e a capire meglio. Ok. Ok, ottimo. Quindi annullare i cosa fa? Ok. Il Perry quindi cosa fa? Ho ottenuto la achievement. Press jump while airborne. In che senso? Tipo devo... Ah, quando sono in mezzo all'aria devo fare il salto quando c'è un nemico? Immagino che sia così. Anche perché sennò altrimenti proprio non saprei. Ok, il Perry non sembra una cosa così tanto facile da fare. Però vedo cosa riesco a fare ovviamente. Ok. E comunque 3 di salute è veramente poco. Cioè li perdi immediatamente secondo me. E poi giocare in due, se muori poi non puoi più salvare l'altro. Cioè non ti puoi più salvare. E vabbè. Allora abbiamo sbloccato qui. Qua cosa ti posso fare? Qualcosa. Gupi la grande grand. Ok. Qua invece non posso fare nulla, vero? Sa che è proprio così. Forse però. C'è un pesce. Andatevene via, spiriti. Ah, aspetta, tu sei vero. Cos'è? Stavo per colpirti quasi. Stavo quasi per colpirti con un Perry. È così che ti comporti contro i fantasmi qui in giro. Cioè da queste parti, anzi. Solo uno sciocco sparerebbe a qualcosa che non sarebbe vero. Parlando a proposito di non stare in posti. A proposito di non stare in posti, potreste non essere qui, per favore? State spaventando i pesci. No, oh, scusa. Ok, allora, quindi facciamo che andare qui sotto, che c'era questo qui. Botanic Panic. Simple. Credo che sia, come dire, quello più semplice. Oh, ready? Cos'è? È un boss? Oh, è un boss. Ok. Ok, per il momento non sembra difficile. Ok, provo a usare la mia abilità. Ok. Sì, sto fino alle guance. Ok. Oh mio Dio, una carota. È una carota psichica. Non lo so. Al terzo occhio, sì. È una carota psichica. E mi spara raggi gamma. What? Non posso colpirlo. Non posso colpirlo, strano. Ora posso? No.
posso colpirlo, scusa. Non capire io. Ah, sì, posso colpirlo. Ah, non sembrava prima. Curioso. Ok. Ok, non ho ancora sinceramente capito come si fanno i parry. Spero di capirlo a breve. Ok, comunque non è un boss per niente difficile. Per il momento non lo è. Poi ho giocato abbastanza a Hollow Knight. Ok, no, infatti. Fatto molto, cioè, proprio a posto. Non era per niente difficile. Immagino di aver ottenuto una A. Credo. No, ci meno. Ah, perché non ho fatto nessun parry. Ecco perché. Boh, è stato facile. Ricorda, l'unica... Aspetta, com'è? L'unica partita leale in questo posto è quella... No, aspetta. Ah, ok, ricorda, solo una partita, una battaglia regolare darà la, l'anima del debitore. Allora, e ora vai. Quindi cos'è, devo rifarlo? Ah, perché questa era semplice, non regolare. Chiaro. Quindi ora dovrei farlo regolare. Ok, e allora proviamo la regolare. Ok, è più veloce. E spara anche di più. Però non è un problema, secondo me. Ok. Oh mio Dio, ok. Ora c'è la carota, vero? No, c'è una cipolla. Ok. Devo schivare le lacrime, ovviamente. Ah, è vero, giusto, la cipolla piange perché è una cipolla. Perché non ci ho pensato subito? Ok, poi c'è questo tizio. Vai, boop. E boop. Ok. Ma comunque è divertente. Secondo me sono anche più facili i boss, sapete? Cioè, oddio, forse... Dato che questo è il primo boss, forse è un po' più presto a dirlo. Però... Per il momento questo boss non risulta essere così tanto difficile. Ok. Certo, possono essere un po' fastidiose le carote. Aia, mi ha colpito, peccato. Ok, fatto fuori. Non è stato difficile. Ho davvero subito un danno e avrei potuto anche evitare, però... insomma, amen. Vediamo cosa otteniamo, credo un C. No, skill level 2. Wow, B meno? What? Wow, figo. Oh mio Dio, tosse. Ok, quindi ora dovrei aver preso, esatto, il contratto dell'anima di Root Pack. Ok, abbiamo fatto fuori il primo boss. Wow, è stato veloce. Tu cosa vuoi? Cos'è? I'll be a monkey's uncle if I'm putting my moolah in the bank. Sarei... Ah, ok, sarei proprio lo zio di una scimmia se io metto i miei guadagni alla banca. Per tutto quello che so, il diavolo controlla anche quel posto. Non prenderanno mai il soldo... No, aspetta. Non prenderanno mai il mio oro. E se qualche tipo trova il modo di ottenere un paio di monete, buon per lui. Questo è quello che ho da dire. Questo cos'è? Clip Joint Calamity. Facciamo semplice, immagino sia un altro boss. Non lo so sinceramente. Sì. Sono due rane. Ok. Oh. Ok. Niente difficile. Ah, quelli... ho capito. Posso usare il parry su quelli viola. Quindi questo no, questo... Ah, aia. Ho provato almeno. Mi corre addosso? Sì.
lento, però mi corre addosso. Oh no, questo non mi piace affatto. Oddio. Ah, ah, oh no. Cos'è? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, sta iniziando a diventare difficile. Però li ho già fatti fuori. Beh, pensavo fosse molto più difficile. Ok, in un minuto sono riuscito a farli fuori. Cioè, durano niente. Wow. Ok, però ora devo fare la versione più difficile. Anzi, quella regolare. Ok. Quindi vai qui, regolare. Vediamo se riesco. Molto bene. Quindi ora lui inizia a cogliere gli attacchi che saranno più veloci. Aia. Ok, ho iniziato male. Quindi in pratica posso attaccare un qualsiasi dei due, che tanto fa lo stesso effetto. Ok, no. Prendilo, fatto, ok. Ora mi inizio a correre addosso. Mi sa che... Ok, no, ok, a posto così. Ok. Ok. Sì, il commentary in questo gioco non è che sia un granché, però... Cioè, è perché... Soprattutto perché è difficile di sua cosa è quell'attacco. Ok. Oh mio Dio. Una slot machine. What? Lunge spara dei soldi. Ah, ho capito. Ok. Ho ottenuto qualcosa. Un tamburo. Ok. Ero arrivato alla seconda... Ok, ok. Ritry. Non dovrebbe essere così tanto difficile. Devo evitare però di subire danno nella prima fase, o almeno nelle prime due. Per essere più preciso. Ok. Prima fase semplice. Ok. Facile. Ora. Ok, un altro attacco. Questo attacco è un po' lezzo, però dovrei essere in grado di schivarlo bene. Ok. Oddio. Ok, un terzo e poi basta. Ok. Credo di aver raggiunto la... Ecco, ho raggiunto la prossima fase. Ok. La prossima fase senza aver perso ulteriori cuori. Ok. Quindi ora cosa ottengo? Tigre. Cosa fa la tigre? Oh. Aia. Aia. È odioso. È odioso questo boss. Oh mio Dio. Ok. Dai, non è così difficile. Non è così difficile. È un attacco. Fai pure questo attacco. È quello che mi importa. Ok. Hey. Easy boy. Ok, ora abbiamo raggiunto la seconda fase su tre. Ovvero quando si separano. Una bel raggio laser, una bella shuriken. Ok, fai di nuovo pure questo attacco. Ok, dai. Ok, siamo alla terza fase. Ok, magari riesco. Non riesco a farmi un terzo. Un secondo, anzi, una seconda carta. Ok, quindi che cosa c'è? Toro. Saranno veloci? Oh. Ok, questo sembra facile. Decisamente più facile rispetto agli altri due.
fare. Quindi adesso tigri. Tigri quindi vuol dire quelli che saltano. Aia. Ah, è difficile. Ok, ammetto che è difficile. Pensavo fosse molto più semplice. E invece non lo è affatto. Quest'ultima fase è proprio lezza. Ok. Ah. Avevo provato a usare il Perry su quello viola. Però a quanto pare non ci sono riuscito per niente. Quindi io direi ora, come nuova tecnica, di tenermi le carte, magari usarne solo una su 5. Così intanto l'altra si ricarica. Aia, ok. Qua muoio subito, mi sa. L'ho giocata male. Ok. E rotola. Ok, questa fase è odiosa. Ok. Quindi, questi qui cos'erano? Quelli normali? Normali ma veloci. Ok. Cosa se c'è ora? Tigre, oh, il mio preferito. Wow. Oh, oh. Ok, ce l'ho fatta, non so come. Ti prego, non più la tigre. Ok, Rano è il mio preferito. Oh, ho sbagliato tasto. Oh. Quanta salute hai, solo per curiosità? Forse ancora uno? Rana, ok. Fatto fuori. Yes. È stato tosto. È stato tosto, lo ammetto. E direi che... wow. Che contro... con questo boss... direi che possiamo... B-meno, wow. Oh mio Dio, devo starnutire, vero? No, non devo, ok. Quindi direi che posso salutarvi. Ditemi sotto nei commenti se siete interessati in questo gioco e se volete che questo gioco diventi una serie. E quindi per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao.